Ciao a tutte ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi video dei prodotti più utilizzati del mese di luglio e agosto. Faccio questo video mettendo appunto insieme due mesi perché il mese scorso non l'ho fatto. Allora, partiamo subito. Partiamo dal viso e allora, da premettere che non mi sono truccata tantissimo. Soprattutto quando ha fatto quel caldo molto molto forte. Però vi faccio vedere le cose che appunto ho utilizzato. Per quanto riguarda il fondotinta, ho iniziato con lui. Questo qua che è sempre il mio fondotinta di Vrouchini, la tonalità beige 200, magari prima di abbronzarmi oppure non andando sempre al mare per uniformare, giusto una puntina perché è un po' pesante come fondotinta, però sapete che mi ci trovo benissimo, sapete che lo continuo ad utilizzare. Poi invece da quando l'ho comprato ho utilizzato appunto questo qua della Too Faced che è il Cocoa Powder Foundation nella tonalità tan. Questo qua è perfetto per questo periodo, mi piace tantissimo, ha un odore di cioccolato stupendo, ha lo specchietto, ha appunto il prodotto e ha anche la sua spugnettina per eventuali ritocchi. E devo dire, questo qua l'ho pagato 15 euro a metà prezzo ed è favoloso. Poi, come cipria, quando l'ho utilizzata, perché appunto magari utilizzando questo qua non sto mettendo la cipria essendo in polvere, sto evitando questo passaggio. Ho utilizzato questa qua che è la Stay Matte di Rimmel nella colorazione 006 Warm Beige. È bella che utilizzata, come potete vedere, mi ci trovo molto bene. La devo riapplicare durante la giornata, a metà giornata, però comunque mi ci trovo bene. Come terra ho utilizzato questa qua, sempre questa qua infinita di Crystal. Non vedo l'ora di terminarla, non la sopporto più. E poi da quando sono entrati nella collezione non ho fatto altro che utilizzare loro e sono questi qua della Too Faced e sono il Pink Leopard, questo qua che adoro, sono uno più bello dell'altro, hanno un buon odore ma non odorano di cioccolato, però sono questi qua, allora, il Pink Leopard appunto, la Beach Bunny, che è questa qua con più colori che possono essere utilizzati anche come ombretto, e anche questa qua che è la Endless Summer. Sono queste terre abbronzanti, sono bellissime, durano tutto il giorno, veramente stupende. Prese sempre a metà prezzo sul sito di Sephora. Come blush ho utilizzato questo qua che è il Silky Touch Blush di Essence nella tonalità Life is a Cherry. Questo qua perfetto per questo periodo, mi piace tantissimo, dura tantissimo ed è ultra pigmentato. Poi ho utilizzato questo qua tantissimo e mi piace tantissimo, sempre della Essence della collezione Naughty Girl, che è questo colore arancio mattone che non si vede tantissimo, però applicato dopo la terra abbronzante dà questo tocco in più di viso sano, di abbronzatura accentuata, mi piace tantissimo. E poi il favoloso, non so quale aggettivo utilizzare, Hot Mama di The Balm. Questo qua che è una cosa super figa con l'abbronzatura, ve lo straconsiglio, è stupendo. Passando alle sopracciglia ho utilizzato questa qua che è la matita di Royal FM nella tonalità 002 e la utilizzo, mi piace tantissimo. È forse un po' duretta perché qualche pelo lo porta via, però mi dura tantissimo, non si smuove, è veramente veramente ottima. Poi primer occhi, sempre questo qua perché voglio terminarlo, eyelid primer di Elf nella tonalità sheer, mi tiene tutto il giorno, è favoloso. Poi sempre come base occhi
Sì, ho utilizzato tantissimo questi qua, sono i Long Lasting Stick Eyeshadow della Kiko. Questo qua nella tonalità 007, che è il color champagne, e questo qua è entrato nella collezione un mesetto fa all'incirca, un mese e mezzo fa, che è la colorazione 005, che è il marrone rosato. Sono stupendi, vengono elogiati da tutte le ragazze qua su YouTube, sono veramente, veramente ottimi, sia da soli che come base appunto per ombretto. Come ombretto poi ho utilizzato questi tre che non riesco però a terminare perché ovviamente non utilizzo soltanto loro e sono questo qua di Arianna. Questo qua in crema dorato di Arianna che metto come base a questo qua 3D di Essence che è il numero 9 Irresistible Chocolate e come potete vedere veramente sto scavando i bordi perché è praticamente finito e poi questo qua che è praticamente finito anch'esso bianco che non c'è nemmeno più scritto la marca, però li sto utilizzando tutti e tre in combo, soprattutto quando vado al lavoro. Poi ho utilizzato molto spesso, appunto, quando mi truccavo, perché come vi ho già detto, non mi sono truccata sempre. Ho utilizzato questo qua della Kiko, che è il numero 200 dei Water Eye Shadow, appunto. Ed è stupendo, veramente un colore che parla da solo, super luminosissimo. E poi ovviamente la Naked che ho portato con me in vacanza e appunto io ho fatto anche il video del mio beauty per le vacanze. E appunto che cosa dire di questa palette? È qualcosa di eccezionale, ombretti iper, super, ultra pigmentati, possibilità di fare dei dye look più svariati, a quelli più semplici, a quelli più elaborati, a quelli un po' più chiari, a quelli più forti e qualche smokey eye, quindi è una palette molto molto versatile. Come matite ho utilizzato anche come base questa qua, la Smokey Eye Pencil di Kiko, l'ho ritirata fuori perché non la utilizzavo praticamente mai, la numero 01, la marrone, che qua ha la mina e qua ha il pennellino, e a volte l'ho utilizzata come eyeliner e quindi e mi piace molto, è un bel colore, mi piace molto. E poi la solita, per chi la voglio terminare, questa qua della Pupa. La Multiplay numero 09, che qua la mina e qua lo sfumino, che però non utilizzo mai perché non mi ci trovo bene, fa male, non mi piace. Come mascara ho utilizzato per lo più a luglio e i primi di agosto, ho utilizzato la I Love Extreme, questo qua di Essence, che sapete mi piace tantissimo. Da volume mi piace tantissimo, appunto. E poi prima di andare in vacanza e poi da lì lo utilizzo ancora adesso, ho preso il Lash Mania Reloaded sempre di Essence perché è il mio preferito in assoluto. Questo qua fa le ciglia come tutti le vorrebbero, effetto ciglia finte. Le separa bene da volume, diventano molto molto nere, mi piace tantissimo questo qua, infatti ne ho fatto scorso. Ah, come correttore, dimenticavo il correttore, ho utilizzato questo qua che è il Select Cover Up di MAC nella tonalità NC42 che comprai forse in inverno. Però lo stavo testando, non ero sicura che mi piacesse, ve lo devo assolutamente promuovere perché è il colore adatto per questo periodo, per le occhiaie appunto che ho in questo periodo, copre benissimo, illumina, mi piace tantissimo e dura tutta la giornata. Poi veniamo ai rossetti, ho utilizzato questo qua di Essence, il Wear Berries numero 09, questo qui. Un colore molto bello, non dura tutta la giornata, anzi forse dura un'ora e mezza, 2 ore,
però è molto bello, facile da riapplicare, molto confortevole, quindi mi piace tantissimo. Il 907 della linea Smart Lipstick di Kiko, che è questo colore arancione molto sheer, ma che mi piace tantissimo. Sempre perché è molto confortevole, si riapplica facilmente. Il 905, che è questo color fragola molto molto bello, sempre della stessa linea. E questo qua è lo swatch. E poi due rossetti MAC, il Relentlessly Red, questo qua immancabile, lo adoro. Colore pieno vellutato, veramente, questo qua dura anche 8 ore, veramente, anche mangiando e bevendo, non si smuove per niente. E alla fine uno dei miei preferitissimi di MAC, veramente, ed è il Pink Pigeon, questo colore rosa shocking, molto forte, molto bello, che rientra nei matte, dura anch'esso tantissimo. Guardate quanto è bello questo colore, parla da solo. E basta, questi sono tutti i prodotti che ho utilizzato nel mese di luglio e agosto per quanto riguarda il make-up. Penso di farvi un video a parte per quanto riguarda skincare, haircare e cura del corpo, appunto, e tutto il resto. Fatemi sapere i vostri quali sono stati dei prodotti che avete utilizzato di più. Se vi va, iscrivetevi al canale e mettete un bel pollicione in su. E niente, se vi va, ci vediamo nel prossimo video. Un bacione!